proposito di Einstein, sembra quasi che come scienziato moderno in qualche modo attingesse a conoscenze che magari non Che erano. attingesse, il percorso è quello. Quando tu Cioè, decidi di parlava di fisica, fare. di metafisica, Ma perché Einstein. c'era arrivato la fase, alla furia di risalire nelle cause, dove arrivi? E arrivi alla metafisica, Arrivi a almeno. cercare Dio. Cioè, almeno questo Se non non. ricadi nella mistica del bosone di Higgs, cerchi Dio. Sì. O ricadi nella mistica del bosone di Higgs, quindi anche quella è una forma mistica, Ah, eh. certo. Cioè, lei descrive un atteggiamento di curiosità e di passione per la stessa conoscenza, sia fisico-metafisica, che però io fatico a riscontrare in quella che è la mia attività quotidiana. Perché non hai il tempo. No, ma dico anche i miei colleghi, non i miei colleghi, cioè i miei Non hanno il vicini. E tempo. perché non Devono ce pagare il l'hanno? prossimo computer. Secondo me il tempo nell'ambiente accademico viene sottratto anche ad altri livelli, ovviamente viene sottratto a quel Non ha, livello. questa società non ti dà il tempo, non te lo dà. Quindi questa cosa secondo lei è voluta o è casuale? Che ci sia. Lei l'ha chiamato complotto È funzionale del al consumismo. al consumismo. È funzionale ai fatturati delle grandi società. Però in un modello economico che non può durare per sempre, comunque, il modello della crescita, della Ma produttività. questa nostra. Ma noi siamo una civiltà che come coscienza di sé c'ha 4.000 anni, cosa sono di fronte Sì, no, all'età sicuramente. dell'uomo? Quindi lei come fa a trovare il tempo? Lei come si difende, a parte non comprare l'ultimo Ho cellulare? ridotto i consumi al minimo, qualche cosa me la perdono. Ho ridotto i consumi al minimo, sto sempre a casa, esco poco. E come non si lascia distrarre? La televisione non la guarda magari, o la guarda ma. La guardo, ma la uso come la radio. Quindi se lei dovesse dare oggi un consiglio magari a un ragazzo che deve decidere se iniziare l'università, non iniziarla, lavorare, non lavorare, qual è veramente la cosa che, cosa può fare? Un ragazzo di 18 anni, Un cosa può sano fare? cerchiobottismo. Fare tutto quello che è necessario per sbarcare il presente e cercare di salvare più fette possibili della sua vita per il futuro. Quindi vivere nel sistema, ovviamente, perché lei non. Sarebbe troppo costoso cercare di ribaltare il sistema Ma di consumistico. rifiutare il sistema consumistico nella percentuale fisiologica che non lo obblighi a diventare uno sbandato. Certo, è chiaro che poi essere fuori dalla società non interessa a Non può nessuno. diventare uno sbandato, non può dormire alla panchina della stazione. Cioè, non ci credo in questa cosa così romantica. Anche Sì, no, abbastanza difficile. perché io do il consiglio ai giovani di diventare genitori, perché diventare genitori è una follia che si deve fare a 20 anni. E non più Assolutamente. avanti, guai a loro, tutti, perché è una cosa che ti completa. No, Però la nostra società in questo senso disincentiva. ti mira fartelo fare a 40 anni. Sì, assolutamente. Invece io sono convinto che è una meravigliosa follia che una coppia deve fare a 20 anni, più volte Ci anche. E che è sono. una cosa che il solo fatto di assolvere alla funzione genitoriale ti eleva la vita. Mentre noi Non te ne ormai. accorgi, però ti No, fa vivere su un altro certo. piano, perché ti fa vivere automaticamente proiettato al futuro, ti costringe Assolutamente. Avere un nei piano. tuoi 20 anni a pensare al futuro, invece tu arrivi a 40 anni che hai pensato solo a te stesso Assolutamente. e non hai progettato niente. Assolutamente. E poi a 40 anni, siccome ti manca come un barboncino, fai un figlio. Comunque forse la nostra città allora dà troppo peso alla carriera, no? Questo dà peso a questo tipo di realizzazione professionale che poi alla A fine 20 anni è i giovani fasulla, eh? devono. Io non li ho fatti per motivi personali, ma questo non. Perché. Non, per motivi molto particolari miei. Ma lei non ha proprio figli, vuol No. dire? Ma per motivi proprio legati a me, alla mia famiglia, eccetera, eccetera. Ma se non ci fosse stata questa cosa che è molto personale, molto particolare, io li avrei fatti. E Sì, sono profondamente convinto che a 20 anni i giovani devono fare i figli. sì. Perché fare i figli gli dà una marcia in più, trovano Assolutamente, ci sono. una marcia in più, fanno più cose. Ma negli anni, nel dopoguerra, i nostri nonni, i nostri genitori, perché hanno fatto dei figli? Non avevano nessuna certezza, la maggior parte non aveva la casa, non c'era il lavoro, se lo dovevano cercare ogni giorno. Perché? Sì, Perché? eravamo molto più Perché ci poveri, hanno no? dato dei. Ma questa è la Perché domanda, perché allora. come oggi la 25enne media dice non faccio figli che devo studiare piuttosto che far carriera? Perché
Perché è stata condizionata dal sistema. Dal sistema a inseguire un obiettivo diverso che poi alla fine è vacuo, è assolutamente vacuo. Non è che è vacuo, gli toglie, gli sottrae delle potenzialità. Perché, ribadisco, fare una famiglia, fare dei figli, ti conferisce una marcia in più, se lo sai capire, se lo sai metabolizzare. Sì, sì, sono d'accordo su questo. Sì. È una scelta di meravigliosa follia che però produce maturità. Assolutamente. Invece noi facciamo delle scelte apparentemente mature che producono solo follie. E producono tristezza, solitudine. Va bene, la ringraziamo per il suo tempo, non la vogliamo... No, ci mancherebbe, io sono a disposizione, sono uno che sta sempre a casa. Dai, se vuoi chiedere qualcosa... Che... E poi magari sicuramente adesso noi parliamo con i nostri colleghi, facciamo vedere questa intervista, la possiamo mettere su YouTube se non ha problemi. No, no, nessun problema. Io... E poi siamo certamente felici di rivisitare. Quanta roba avete visto in giro di me? Io tanto, non, tanto, sì, non, sì. Non, nessun problema, non... Non ho libri da promozionare perché ne ho scritti altri due, ma non so se saranno pubblicati. Non ho convegni, perché tanto i convegni non mi chiamano, che poi dopo la gente, siccome la gente se non gli prometti che c'ha poteri speciali, che tu gli pulisci la vita, che tu gli risolvi tutto, eccetera, eccetera, che ci sono gli angeli, che tu puoi fargli capire come parlare con gli angeli e risolvere tutti i loro problemi. E cioè, se tu non gli dai questo alla gente oggi, è la fretta che ha la gente di volere io, una soluzione. Io alla gente dico, io l'unica cosa che posso fare è vedere se riesco a farti capire che puoi recuperare una parte di te, però lo devi fare tu. Beh certo, sì, ma la gente oggi ha fretta, vuole la soluzione, no? vuole la pillola, la bacchetta magica, vuole la pillola. E ne parlavo con un amico indiano adesso, in India, l'ho conosciuto in Gran Bretagna, mi diceva, insomma, parlavamo di alcune questioni, alcune ansietà che avevo io, mi diceva, allora è un approccio molto diverso, cioè non c'è un easy fix, non c'è una soluzione semplice e veloce per il tuo problema. Mi ha dato dei consigli su come meditare e mi ha detto, insomma, che noi occidentali vogliamo le soluzioni veloci, ma nessun problema serio ha una soluzione veloce. Tanti anni fa, veloce. In funzione del fatto che ho avuto dei buoni maestri, e a parte il mio itinerario massonico che mi ha portato a essere il sovrano gran maestro di Piazza del Gesù, che mi ha portato a far parte di una serie di associazioni di sovrani maestri mondiali, a girare il mondo, eccetera, eccetera, avevo comunque un percorso mio personale, basato sui miei maestri personali, che mi ha portato a vedere un po' di posti nel mondo, no? Nel primi anni 90, mi sono preso un mese di tempo, ho fatto telefonare a questo monastero in Nepal, me ne sono andato in Nepal un mese. Sono stato in questo monastero, i primi 10 giorni sono stato in un monastero che sembrava di essere nel 200 d.C. perché non c'era niente. Quindi non c'era corrente elettrica? Non c'era nulla. Dopo 10 giorni che si sono fidati di me, mi hanno fatto scendere sotto e c'era l'ospedale più attrezzato del mondo, un centro satellitare che era in contratto per vedere gli astri direttamente con la California. Ho visto cose degli anni 90. Che voi umani. Negli anni 90 non erano concepibili in nessuna cosa del mondo. Sopra però non c'era niente. Sono stato in questo monastero un mese, ho imparato un po' di cose, mi hanno insegnato, cioè, c'è ancora lì un mio maestro che ogni tanto sento. E quando sono andato via gli ho detto, bene, adesso vado via, torno a Milano, che cosa devo fare? E lui mi ha detto, dimentica tutto quello che hai imparato. Ce l'ha fatta? Sì. Quindi non le sto a chiedere cosa hai imparato, perché se l'hai dimenticato. Ma perché, giustamente dice, tutto quello che hai imparato ha un senso qui. Non ha un senso dove vai tu. Se torni qui te lo devi ricordare. Se stai lì non hai bisogno. Non c'è nessun modo di fare tesoro qui, di quella realtà, che è di quell'insegnamento là. No. Le coordinate spazio-temporali sono diverse, siamo sempre lì. Assolutamente. Questa cosa qua è... Quindi noi come occidentali... Ora nessun maestro qui di Reiki o di cosa ti direbbe una cosa del genere, no? No, no, no. Per esempio lì ho imparato una cosa, che non è possibile imparare lo yoga vero. Come mai? Perché... per aprire il quarto chakra... Tu devi avere un elettrocardiogramma perfetto, perché se no muori.
Quindi anche il modo in cui muori di infarto. Probabilmente... Tu immagina quanti maestri Reiki, yoga ci sono qui che ti dicono io apro qui, faccio là, la prisca la chiavetta della Simmendal. Cioè, e quindi, ma lei ha provato questa esperienza lì, se lo ricorda o... Non è questione di provare questa esperienza, perché questi sono dettagli, perché tanto poi non ti... No, credimi, avere... Io ho avuto una vita meravigliosa, cioè io ho potuto parlare con tanti tipi di persone. Ho avuto, quando mi sono interessato di spiritismo, io ho conosciuto Gustavo Rolo, cioè voglio dire, non è che ho conosciuto... ero amicissimo di Anita Pensotti, vice direttrice di Gente, che era stata la più grossa giornalista che si è interessata di questi problemi d'Italia. Ho visto cose che però devono rimanere dove sono, devono rimanere nel contesto in cui hanno un senso, perché in altri contesti non hanno un senso. Io non credo che Rolla abbia mai detto la schedina del Totocalcio a qualcuno. No, non penso. Perché lui era cosciente che le cose avevano un senso dove avevano un senso, non dove non l'avevano. Ma riguardo allo spiritismo, che esperienza ha fatto? Quindi queste manifestazioni di realtà... Ma siccome noi non moriamo interamente, chiaramente c'è la possibilità di avere contatto anche con quel frammento che è rimasto vivo di chi ha subito il fenomeno morto. Quindi noi chiudiamo il cerchio, non abbiamo cominciato a parlare della morte, abbiamo detto che materia... Il cerchio sempre si deve chiudere, non esistono cerchi che non si chiudono. Quindi lo chiudiamo oggi dicendo appunto che lei ha detto la parte che di loro rimane sicuramente la materia, poi lo dice la fisica, il tremore, nulla si distrugge. Questo da un punto di vista della nostra manifestazione. Mentre dal punto di vista delle altre manifestazioni non è necessariamente così. Altre manifestazioni coscienti di noi? Nel senso che noi conosciamo un aspetto della materia, non conosciamo tutti gli aspetti della materia. È la distinzione tra materia, tra mondo organico e mondo inorganico, tra materia, spirito, eccetera, eccetera. È una distinzione che è una cosa che facciamo noi per comodo, ma non sono così separate. Nessuno mi dice che un atomo non abbia una vita, non abbia una memoria, non abbia una modifica in qualche modo di quello che subisce quando è nel corpo mio, nel corpo suo, eccetera, eccetera. E non se la trasporti questa cosa, non sia un imprinting che trasporta con sé. Quindi è del tutto chiaro che una forma di comunicazione con tutto ciò che sopravvive, che non significa solo che non muore, sopravvive, vive sopra, non sia possibile. Qui non stiamo parlando di oltre la vita, stiamo parlando di sopra la vita. Sopra la vita. Che è una cosa diversa. Non a caso noi usiamo il termine sopravvivenza. C'è qualcosa che vive sopra di noi. E certo. Allo stesso tempo in cui noi viviamo. Certo. Ad esempio quella famosa memoria ancestrale è una cosa che è sopra di noi. Che si arricchisce continuamente, ma è sopra di noi. E quindi lo spiritista è in grado in qualche modo di comunicare con questa realtà. Le potenzialità che noi abbiamo, non è che le conosciamo tutte. No, assolutamente. Non le conosciamo tutte. Noi come mondo occidentale, come cultura occidentale... Noi abbiamo delle potenzialità, lanciamo anche dei segnali che non sappiamo di lanciare. Guarda, adesso ti racconto una storia. Io ero molto amico di Gigi Sabani. Nel periodo in cui mi sono occupato di spettacolo a Roma, io... Anni 80, sì, no? Sì, ero amico di Sabani, di Proietti. Ero molto amico di Gigi Sabani. E un giorno riesco a concludere un bel contratto, perché lui teneva molto, con Rai 1. Per fare una sfilata di bellezza con l'ostracismo di Miss Italia, che aveva un contratto di esclusiva con Rai 1, certo, che si chiamava Modellissima. Firmammo questo contratto, io qua al momento della firma, io sono un collezionista di stilografiche, e al momento della firma tirai fuori la mia bella stilografica Aurora numerata, azzurra, una cosa proprio da collezionista, non so se ce l'ho qui, può darsi. Se no devo andare a prenderla nello scrignetto generale. Eccola qua, questa. Era una così. Ah, fantastica. E con questa penna gli dissi, firmiamo con questa penna qui. E era una così, però non è questa. Ti spiego perché non è questa. Bellissimo. Ma adesso ti racconto. Allora, e lui disse, ah, se divento ricco voglio una penna così. Dico, no, guarda, tieni. Glielo do. Poi, siccome io sono tignoso, me la sono andata a ricomprare uguale. Cosa difficile, perché questa da collezionista non è una serie abitualmente in commercio.
Poi io mi ritrasferisco a Milano, passano un po' di anni. Quindi lei è vissuta a Roma anche? Sì, avevo casa a Roma. Vivo a Roma, a Milano e a Mantova. Mi ritrasferisco definitivamente a Milano, passano un po' di anni, lo sento ogni tanto perché non ci sentiamo tanto più, però ci volevamo bene. Finché un giorno, un pomeriggio, una mattina decido, oggi io porto una penna al giorno in giro, dico che oggi porto questo. Ho scritto tutto il giorno con questa penna, a pomeriggio ho scritto ancora delle cose. Poi l'ho appoggiata qui e sono andato a fare delle commissioni. Verso le 6:30, 7 di sera, torno e la trovo qui sul tavolo, spezzata in due. E a casa chi c'era? Nessuno. Ma non la trovo per terra che il cane l'ha fatta cadere. Anche perché se il cane l'avesse fatta cadere, come avrebbe potuto rimetterla sulla scrivania i due pezzi? Tant'è vero che tu qui la vedi che è incollata. Se tu guardi bene, questa penna qui è incollata. È incollata? Sì, perché era spezzata in due. L'ho incollata senza nessuna apparente spiegazione? Nessuna, era spezzata in due pezzi, col cappuccio avvitato. E si ricordava di averla lasciata qua sopra, normalmente. Qua sopra, ma anche se fosse caduta la trovi a terra. Non la trovi sulla scrivania spezzata in due. Spezzata in due. Accendo la televisione e Barbara D'Urso diceva, che si è accesa sul 5, e Barbara D'Urso diceva che era morto Gigi Sabbani nel pomeriggio. Non è la prima storia che sento di questo tipo, io stesso... Io avendo avuto le esperienze che ho avuto non mi sono meravigliato, mi sono limitato a rincollare la penna. Ma... Come interpreta queste cose? Cioè cosa significa? Che la parte di Gigi che è sopravvissuta è venuta a lasciarmi un segnale. E perché non è possibile lasciare segnali più utili, diciamo, o più chiari? No, questo non è che sia utile o inutile. È un segnale, non deve essere utile o inutile. Perché tu non lo puoi interpretare. È un saluto. È un saluto, ma non avresti mai saputo del passaggio di Gigi se non avesse la televisione data la notizia, perché... Quando ho visto la penna spezzata ci ho pensato. Hai pensato subito a questa cosa qua? Sì. Perché questa penna ha un significato per me. Perché io poi gliel'ho detto che me l'ero ricomprato uguale. E lui ha detto, allora non sono solo io che mi ricordo di te quando ci scrivo, sarai anche tu che ti ricorderai di me quando ci scrivi. Ma pensa a te, questa storia... Ne ho sentiti tanti di racconti simili di persone che... Guarda, io non ho nessun motivo per mentire. Ma io ci credo, assolutamente. Il fatto è questo. È successo poi recentemente... Poi per carità, che quelli del Cicapo Cecchi Paone mi dicano sei un visionario, va bene. Cicapo ha una visione... Va bene, non è che ho problemi, io non ho nessun problema, va bene. Perché devo contestare... No, ma siccome tante persone mi raccontano cose simili, ne ho un paio di mesi fa ho vissuto un'esperienza simile, che è morto uno zio di mia madre, è successo un episodio... È frequente che la parte che sopravvive lascia un segnale a delle persone a cui tiene. È molto frequente. Sì, assolutamente. Non è un problema. Però questo succede spesso nel momento del passaggio, sembra, no? Sì, poi per esempio i miei studi sui Rosa Croce mostrano che loro avevano una e facevano anche un presagio della loro morte. Avevano una preveggenza del momento in cui si avevano morto, facevano un presagio. Cioè della loro stessa morte? Sì, sì. Cartesio sapeva quando, l'ha scritto anche nelle lettere che lui sapeva quando sarebbe morto. Sarebbe stato però ucciso Cartesio. È indipendente come muori, se sai che muori. A volte te la procuri solo, no? Giordano Bruno che se ne va a Roma con la lettera di raccomandazione di uno che non conta un cazzo ed è scomunicato, che fine vuoi che faccia? Mm. Casanova che apre un tempio della massoneria a 25 metri dal Vaticano, cioè secondo te non lo sapeva che l'ammazzavano? Certo che lo sapeva, sì. Cioè non... Certo. Ma anche Cartesio andando a vivere con una Cristina di Svezia lo sapeva che l'ammazzavano, ma hanno ammazzato anche Cristina di Svezia? Sì. Cioè, voglio dire, è chiaro, no? Sono scelte di vita che fai. Scegli come morire.